Allora, buona serata a tutte e a tutti. Questo è il 22esimo incontro delle carte alla storia. È un titolo che abbiamo rubato su consiglio di Albertina Vittoria, che vi presenterò poi. Abbiamo rubato questo titolo che dice conservare per promuovere, usa questi due verbi. L'abbiamo rubato a un discorso di Giovanni Spadolini in occasione del dibattito parlamentare sulla nascita del Ministero dei Beni Culturali. E sono due verbi chiave che, come vedrete, ritorneranno nelle due relazioni che sentirete e spero anche nel dibattito. Il resto del titolo dice gli istituti culturali e gli archivi della cultura. Cioè vogliamo noi delle carte della storia metterci nella scia di un articolo che consideriamo molto importante, dell'amico e esimio ex parlamentare Giorgio Macciotta, il quale nel numero 2 2021 delle Carte della Storia, qualcuno di voi lo ricorderà, ha scritto un articolo molto interessante e denso sul tema. Il titolo era Sul funzionamento degli istituti culturali. Il tema riguardava in particolare il finanziamento. Scusate, sul finanziamento degli istituti culturali. Il tema riguardava il finanziamento degli istituti culturali, che come sapete hanno un finanziamento pubblico. E Giorgio faceva lì una serie di considerazioni molto interessanti e ricostruiva negli anni questo dibattito, un dibattito dell'Italia civile, che speriamo non venga dimenticato, perché allora si sentì urgentemente il bisogno da parte di un ceto politico molto consapevole, bisogna dire, nel quale ceto politico facevano parte illustri intellettuali italiani, e sentì il bisogno di dare alimento a questa rete di istituti che non si identificano strettamente con gli istituti culturali dello Stato, che pure hanno una nobilissima tradizione e un ruolo fondamentale, sono il perno, l'asse portante. Parlo degli archivi di Stato, delle biblioteche pubbliche, e di quanti altri siano gli istituti fondati e gestiti dallo Stato. No, qui noi vogliamo parlare più in generale di un'area che si estende anche al soggetto privato, il quale soggetto privato, ricorrendo anche al finanziamento statale sulla base di certi presupposti, fornisce fornisce una duplice prestazione. Da una parte conserva il patrimonio e dall'altra parte promuove la valorizzazione del patrimonio, per certi versi lo diffonde e quindi svolge anche un compito educativo nei confronti di coloro che fruiscono di questo patrimonio. E dunque di questo che vogliamo parlarvi. Abbiamo invitato per questo due amiche molto care che sono entrambe specialiste di questo argomento. Prima di questa, poi presenterò anche la seconda amica, ma cominciamo con la prima, che è una mia amica da 1968-67, si fa fatica, sì, e non è neanche bello, Madel, dire quanti anni sono passati da quando ci siamo incontrati. Tu eri, siamo nati nella stessa città, ma non è per questo che l'ho invitata, non è una cosa campanilistica. Siamo nati nella stessa città, ma Madel ha studiato, mentre io ho studiato giurisprudenza a Sassari, Madel ha studiato a Cagliari filosofia, si è laureata in filosofia. E dopodiché però ha passato la sua vita nelle istituzioni culturali romane, facendo quello che io chiamo l'invenzione di una figura professionale che forse Madel non esisteva prima, no? Poi l'avete creata tu e la tua generazione, perché lei ha cominciato dirigendo una più grande biblioteca, quella dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Piazza Paganica, che adesso si chiama Piazza dell'Enciclopedia Italiana, se non sbaglio, no? La Trecani. Ha diretto e valorizzato e arricchito questa biblioteca con tecniche anche modernizzandola fortemente e aprendola al pubblico. Poi addirittura è entrata nel consiglio d'amministrazione della Trecani per un certo periodo, ma a parte questo, che è stato diciamo il suo debutto, poi ho guardato quali sono nel tuo sito, in internet, gli aggettivi che caratterizzano la tua attività. Prego di togliere i microfoni a chi non sta parlando. Le caratteristiche della tua attività: progettazione culturale, politiche culturali, costituzione e governance di reti,
consorzi, associazioni culturali, disegno e realizzazione di archivi digitali, formazione, digital heritage, fa parte di numerosi direttivi di associazioni e enti, è stata fondatrice della Società di Storia dell'Istituzione, che è la società nella quale tutti noi poi ci siamo riconosciuti e che è in parte la padrona, anzi totalmente padrona di questo mezzo che stiamo utilizzando, la carta e la storia. Ha diretto biblioteche, ha svolto un'intensa attività anche internazionale, cioè Madele è stata esperta, consulente in numerose occasioni anche fuori d'Italia, è diventata quella che lei dice essere una freelance, che poi vorrebbe dire che è una persona che ha una cultura generale che le consente di fare tanti mestieri che attengono, come dire, a questa valorizzazione degli istituti culturali. La cosa forse più interessante, vedo che tra i collegati c'è Flavia Nardelli, ci sono altre che hanno avuto la stessa esperienza, è questo consorzio degli istituti culturali che è nato, Madel, mi pare negli anni 80, ultimi anni 80. Non ti sento. Devi collegarti se vuoi dire una battuta. Bisogna riattivare il microfono. Nel 91 Nel è 91 che nato. si chiama il BAICR, che riuniva i principali istituti culturali dell'area nazionale, che ha avuto un grandissimo valore perché, pur non essendo pubblico, ha dato una spinta formidabile a tutto il vasto settore degli istituti culturali. Quindi questa è la persona che adesso ci parlerà. Ha al suo attivo molti saggi, io però voglio parlare di un ebook che si chiama Di chi è il passato? E poi ha un sottotitolo, L'ambiguo rapporto con l'eredità culturale, Garamond 2013. E di chi è il passato? Cosa serve il passato? Com'è che il passato è ancora utile e perché? E come ne dobbiamo usufruire per renderlo attuale e utile? La parola a Madelkrast. Ebbene, io intanto ringrazio, sono molto grata alle carte della storia e alla Società per gli Studi della Storia delle Istituzioni perché mi dà ancora una volta l'occasione per ripensare e per puntualizzare e anche mettere a fuoco il cambiamento, perché credo che tutti condividiate l'idea che il cambiamento non sia una grande novità. Il cambiamento esiste, è uno dei primi pensieri della filosofia. Sono state scritte intere biblioteche, film, letteratura sul cambiamento. Il problema è che, anche se oggi appunto sembra che si sia inventato nel XXI secolo il cambiamento, ma in realtà bisognerebbe capire, cioè credo che sia molto utile capire qual è il che cos'è il cambiamento oggi, di che cosa stiamo parlando, che cos'è che cambia, perché? Perché tutti noi lo viviamo, credo, quotidianamente. Nel cambiamento il passato permane, non sparisce, cioè c'è la persistenza di quello che del conosciuto, o come dicono in Sardegna, credo, una bellissima parola, sugonnottu, sugonnottu, cioè che vuol dire appunto il conosciuto, il conosciuto. Il conosciuto permane e convive con il nuovo, riorganizzando tutte le relazioni delle componenti del passato e del nuovo. Quindi il capire, il rileggere sia gli statuti, parlando appunto dei luoghi della cultura, delle istituzioni culturali, sia quelle pubbliche che quelle private, gli statuti si rileggono, scambiano anche frequentemente. Ed è giusto che sia così, perché la stessa finalità può essere, deve essere letta in maniera diversa, deve essere agita in maniera diversa a seconda del contesto in cui si opera. Ecco, io trovo che queste occasioni siano utilissime per aprire lo sguardo, per avere uno sguardo, come dire, connettivo sui diversi contesti in cui ci troviamo a agire, perché questi contesti, tra l'altro, oggi sono più che mai correlati, cioè le relazioni sono il fattore importante della nostra cultura. E trovandosi appunto in sede di storia delle istituzioni, a me piacerebbe
Chiarire o soffermarmi sul ruolo istituzionale, sulla fisionomia istituzionale degli istituti culturali, che sono un ibrido, si collocano fra le grandi istituzioni culturali dello Stato, le strutture culturali e l'università, senza essere né istituzioni dello Stato né università. Si collocano fra il pubblico e il privato. Sono privato perché sono istituzioni di diritto privato, ma si riferiscono, hanno una referenza per motivi anche di finanziamento rispetto al Ministero dei Beni Culturali. Mantenendo però, e questo è un punto su cui gli istituti insistono molto, mantenendo la loro autonomia culturale, decisionale e soprattutto culturale. Quindi è un ibrido. Un altro ibrido, un'altra manifestazione di questa mobilità è appunto la questione del finanziamento. Qui appunto mi ricollego all'articolo di Maciot. E che è una questione molto discussa e molto sentita e vissuta dagli istituti culturali, perché quella piena attività, quella piena esistenza di cui parla Maciotta nell'articolo e l'eterogeneità degli istituti culturali dipende molto dalle risorse che hanno gli istituti culturali, perché il finanziamento dello Stato, per quanto importante e anche in crescita per certi aspetti, è comunque, almeno per legge, relativo alle capacità degli istituti culturali di crescere, di impegnarsi, di investimento nelle strutture culturali, appunto nella memoria, nella fruizione della memoria. C'è una legge di cui credo che parlerà anche Albertina Vittoria, e dopo, è costituita da una griglia di criteri piuttosto stringenti, a cui però, griglia di criteri a cui molti istituti si rifanno e altri no, ma spesso quelli che non si rifanno è un po' un problema di imprenditorialità culturale anche, cioè nel senso che non individuano degli strumenti, non hanno né questi istituti, non hanno, no, non hanno degli argomenti, sono stati istituiti su argomenti molto interessanti, cioè gli personaggi, periodi storici o settori di ricerca, ma appunto non è cresciuta in questi istituti la capacità di condividere questo loro patrimonio culturale, storico, scientifico e quindi di conseguenza non riescono a mettere in atto un'attività di promozione, di legare alla conservazione la valorizzazione e la promozione del loro patrimonio. Bisogna anche dire che non tutti gli istituti sono nati per avere e aprire al pubblico biblioteche e istituti culturali. Ci sono istituti che rivendicano il fatto di essere nati per studiare, per promuovere la conoscenza del loro tema istituzionale, delle loro finalità istituzionali, e quindi la decisione di non investire le risorse, che sono sempre inferiori a quello che serve, di non investirle nella costituzione di queste strutture, biblioteche, archivi, musei, che sono comunque un impegno costante, continuo per gli istituti, per cui il finanziamento dello Stato è in qualche modo aggiuntivo, importantissimo, ma non costituisce, non riesce a costituire tutto il bilancio degli istituti culturali che hanno appunto, che conservano memorie, le memorie del passato. Quindi questo essere ibrido, cioè questo doversi comportare da una parte secondo modelli
statali, istituzionali dello Stato, dell'amministrazione dello Stato. E dall'altra, secondo modelli di imprenditoria culturale, cioè quindi come imprese culturali, in qualche modo ne ha definito la storia, soprattutto dopo gli anni Ottanta, quando si è affermata in Italia, si sono affermate in Italia le teorie e le pratiche di un filone di ricerca che si chiama economia della cultura, a cui io spesso mi riferisco e con cui lavoro. E lo faccio proprio perché il mio essere cresciuta negli istituti culturali, nei luoghi della cultura, come chiama Albertina Vittoria, mi ha consolidato nell'idea che la dimensione culturale e quella economica siano profondamente legate da sempre. E che la nostra, diciamo, tradizione idealista, gentiliana e crociana, in qualche modo, ma anche la cultura marxista, in qualche modo, hanno, per motivi completamente diversi, ma hanno vissuto in maniera del tutto separata. Quindi, comportandosi come se la produzione e l'organizzazione di cultura non avesse in qualche modo uno stretto rapporto con la società e quindi con la dimensione economica. Questo isolamento, questa separatezza, credo che abbia finito per nuocere, per essere un peso non indifferente, sia per le istituzioni culturali pubbliche, sia per gli istituti culturali di diritto privato. Ecco, questo è una premessa importante, perché il problema della valorizzazione ha le sue radici nella capacità di fare delle scelte, organizzare progetti, ecco lì la progettualità culturale, la capacità di condividere, di far circolare le conoscenze in determinati ambiti, di collegare fra loro gli ambiti, quindi di vivere una esperienza interdisciplinare, veramente interdisciplinare, perché cioè, tutti siamo abbastanza convinti appunto che non, l'interdisciplinarità è qualcosa che si evoca continuamente, ma che poco si pratica. Ma questo non è per un fatto di volontà consapevole, ma è che c'è un'oggettiva difficoltà nel praticare l'interdisciplinarità, cioè come si possono superare, attraversare i confini fra le discipline. È anche un'oggettiva preoccupazione di entrare in un ambito, come dire, generalista, in cui si perde la specificità della propria competenza per non acquisire poi un sapere consolidato, una metodologia di indagine che porti a risultati rigorosi, attendibili e condivisibili. Ecco, tutto questo è nella vita degli istituti culturali. Perché? Perché è stato questo, abbiamo attraversato un periodo di grande dialettica con le istituzioni dello Stato, sia con le grandi biblioteche, poi pensate Roma, soprattutto per gli istituti che operano a Roma, questo confronto continuo con i giganti delle biblioteche e degli archivi di Stato, con la struttura degli archivi di Stato, su cui si è costruita tutta la tradizione archivistica italiana. Con l'affermarsi pervasivo della cultura digitale, prima della multimedialità e della informatica e poi della multimedialità, gli istituti culturali hanno fatto un salto senza, diciamo, tappe intermedie, perché è stata colta l'opportunità che questa cultura digitale dava nel valorizzare i contenuti piuttosto che l'organizzazione o i linguaggi descrittivi che erano preminenti nella nostra formazione, cioè come si riordina per quel che riguarda gli archivi e come poi si organizza e si rende fruibile una biblioteca per quel che riguarda le biblioteche. Ma per esempio per le biblioteche
Io mi ricordo perfettamente che diciamo, la teoria era, la teoria anche della biblioteconomia, della bibliografia, era costruita più sull'organizzazione del contenitore che non sui contenuti. Cioè, come infatti allora, mentre stavo lavoravo nell'Istituto Enciclopedia Italiana e dirigevo la biblioteca dell'istituto, dove, che essendo una biblioteca di produzione, non poteva prescindere dai contenuti, no? Ed ogni acquisto, ogni momento di crescita della raccolta doveva rispondere in qualche modo a i progetti dell'istituto. Quindi c'era una stretta, uno stretto rapporto, una stretta relazione fra l'istituto e la crescita delle biblioteche. Ma come crescevano le raccolte e quindi come si definiva il programma di acquisti di una biblioteca, per una biblioteca che non crescesse o per diritto di stampa o per donazioni, ma che dovesse crescere proprio su dei contenuti, non era in qualche modo un tema che avesse, a cui venisse riconosciuta la priorità da parte della formazione, in quel caso biblioteconomica. Per gli archivi, la tradizione esprimeva proprio la necessità di un linguaggio descrittivo che favoriva la ricostruzione degli assetti organizzativi, e la tradizione non contemplava l'indicizzazione, cioè la descrizione semantica. Con il digitale, con la crescita e l'affermarsi della cultura digitale, il contenuto è diventato il re. C'è stato un famoso articolo Allora, Antonella, aggiungo non solo cultura in senso lato, ma un divenire professionisti dell'informazione. Perciò serve una. Che cosa è stato? Che succede? Non lo so, Niente, c'è io stata non. un'interferenza, non vi preoccupate, un'interferenza di Non è stato. qualcuno che aveva il microfono aperto. Ho capito. Guardate. Allora, un famoso articolo di Bill Gates del 1996, che è apparso sul sito di Microsoft, che diceva: Content is king. E tutto il contenuto del web. Si basa a come priorità la pertinenza. Quindi voi capite che rispetto a per gli istituti culturali, questa è stata una rivoluzione copernicana. E gli istituti hanno riconosciuto quindi uno strumento che poteva valorizzare quello che era la loro, in qualche modo, il tratto distintivo della loro fisionomia, i contenuti. Rispetto alle enormi corpi documentali degli archivi di Stato. E c'è stato un interessantissimo dibattito, qui hanno partecipato sicuramente la Zanni Rosella, Stefano Vitali, e una dialettica contratti, come tutti gli argomenti appassionanti. Poi, tra l'altro, bisogna dire che gli operatori culturali, i professionisti dei beni culturali sono di solito appassionati, cioè nel senso che hanno una dedizione nei confronti dei contenuti del loro lavoro che dà questa impronta in qualche modo calda agli argomenti che trattano, su cui si discute. Allora c'è stata una grande discussione e, guardando le cose con gli occhi di oggi, non poteva che essere così, perché c'era uno spostamento d'attenzione dagli archivi di Stato agli archivi privati, spostamento che negli ultimi decenni del Novecento, che la Isabella Zanni Rosiello, che è un'altra storica socia della società, ha colto perfettamente nel suo volume Gli archivi fra passato e presente, che è stato pubblicato dal Mulino nel 2005, ma anche prima in altri articoli,
Isabella ha descritto perfettamente questo passaggio, un passaggio di interesse anche da parte della società, da parte della cultura, da parte della ricerca, da parte degli storici, verso gli archivi privati, quando invece tutta la struttura era dedicata fino a quel momento alle strutture degli archivi di Stato. Dopo questo primo periodo di confronto, diciamo che si è ovviamente la cultura digitale si è evoluta e quindi anche gli archivi di Stato hanno partecipato alla ricomposizione del patrimonio documentario in argomenti, in settori, e ci sono stati costruiti i portali su, che so, per esempio sulla moda, oppure sui beni culturali nelle regioni, nel senso che abbiamo appreso questo insegnamento dalla cultura digitale, con cui abbiamo avuto anche un rapporto conflittuale, tutti noi del Novecento, considero ovviamente una creatura del Novecento, per quanto curiosa di questo secolo, ma alla fine la cultura digitale ci ha fatto condividere questa necessità di inserire, di rivisitare il nostro ruolo di mediazione culturale. E questo è un ruolo in cui gli istituti sono stati protagonisti. Protagonisti perché appunto si sono iniziati a cercare, intanto per esempio, le relazioni fra i temi dei singoli istituti, quindi non più l'istituto culturale, il luogo della cultura che si dedica completamente dedicato al suo tema, alla sua specializzazione, ma istituti che cercano di trovare dei collegamenti e di ricostruire percorsi delle idee, percorsi della ricerca, anche nelle relazioni, cioè ricostruendo quelle relazioni che poi fanno parte della vita reale, perché nella vita reale il rapporto fra i settori, fra le discipline, fra le dimensioni della vita, è da lì che nascono poi l'innovazione e le idee, ma che poi nell'organizzazione sia della ricerca sia delle strutture culturali viene in qualche modo cristallizzata verticalmente, così come organizzata tutta la società in Italia per settori, si dice a canne d'organo, in cui poi i rapporti fra un settore verticale e l'altro sono erano ridottissimi. Naturalmente le cose stanno cambiando e qui arriverei a un porci il problema che poi Spadolini aveva, la frase che Albertina ha riportato su di Spadolini quando ha costituito il ministero nel 75, il ministero dei beni culturali, che si pone poi la domanda: conservare perché? Conservare per chi? La risposta che sta emergendo, che sostanzialmente dalla fine del Novecento sta emergendo, è quella di chiederci quali sono i caratteri della mediazione culturale oggi. Che mediazione culturale serve? A questo che stanno cercando di dare risposte le strutture culturali, sia quelle pubbliche che quelle private. E che tipo di mediazione può consentire il coinvolgimento di quella parte della cittadinanza, ahimè larghissima, che non riconosce l'eredità culturale, non la riconosce, non la sente propria, non ha avuto occasione di frequentarla o di viverla. E questo in qualche modo ha ristretto il campo dell'eredità culturale, cioè il riconoscimento, lo spazio dell'eredità culturale, col rischio
anzi più che un rischio, forse più che è attuale, non è un rischio, di restringere, invece che allargare, la base sociale che sì, che interagisce con la sua eredità culturale, e con una conseguenza anche da un punto di vista dell'attitudine di un popolo, è il mancato riconoscimento dell'umanità che ci ha preceduto, e anche una mancanza di riconoscimento di se stessi, perché anche questo, diciamo, questa prospettiva, questo errore di prospettiva che ha praticamente sottaciuto il fatto che noi contemporanei, tutti, e non solo noi colti, ma siamo fatti di passato, cioè il passato è l'impasto che ci costituisce, ma di questo profondo legame, il presente continuo in cui noi siamo immersi, non c'è percezione. Ecco, io vedo in questa consapevolezza lo spazio per i luoghi della cultura, per gli istituti culturali, perché ci sono settori distanti e diversi da quello dei professionisti e degli operatori culturali, come per esempio i medici, tutte le strutture sanitarie, i medici, le strutture del benessere, anche il well-being, che si stanno avvicinando alla cultura umanistica e stanno ponendo delle richieste nei confronti della cultura con degli slogan che possono sintetizzare questo: cultura e salute, oppure la cultura e la cura. E guardate che non sono, diciamo, progetti futuribili, sono attività in atto. I medici hanno in qualche modo organizzato, sono impegnati in una branca della medicina che si chiama medicina narrativa, oppure in medical humanities. Questo lo dico per fare un esempio concreto di quello che è lo spazio per dare alla conservazione la sua finalità, perché ci hanno insegnato nelle scuole speciali di biblioteconomia archivistica, speciale per archivisti bibliotecari, che tutto è documento, ogni cosa è documento, ma per chi? Per l'essere umano, per il ricercatore che interagisce con questo oggetto. Ecco, questo significa che la conservazione non è qualcosa che può prescindere dai suoi interlocutori, che può prescindere dalla società in cui si conserva, che può prescindere dal contesto in cui opera. E proprio oggi lo spazio viene dalla possibilità di costruire una diversa mediazione, una capacità, un linguaggio che sia coinvolgente, che condivida, senza per questo dico, non vanno visti in alternativa l'attendibilità e il rigore dei risultati con la condivisione, perché diciamo, l'applicazione del metodo storico rimane la base dei risultati della ricerca storica, ovviamente. Ma quello che cambia è il fatto che i risultati della ricerca vengano in qualche modo condivisi con le metodologie che richiede qualsiasi attività di condivisione. Quindi la condivisione dei contenuti richiede dei metodi, dei linguaggi, degli stili comunicativi che sono propri appunto della condivisione, della partecipazione, che non sono belle parole. Però sì, perché a volte, no, certi termini vengono ripetuti talmente così di frequente che finiscono per suonare come slogan. Beh, è stato il periodo, vi ricorderete, è stato il periodo delle reti, no? Le reti, e si finisce per assuefarsi
è stancarsi di un concetto non perché lo si sia applicato troppo né agito abbastanza, ma perché se ne è parlato troppo e quindi dice basta, perché la condivisione, la partecipazione sembrano diventati ovviamente lo slogan di, certamente di tutto ciò che riguarda il web, l'internet, il fatto che per esempio tutto il marketing si fonda sul coinvolgimento dei possibili interlocutori del prodotto. Quindi ecco, ma per quel che riguarda noi, tutti noi, questa propensione, questa acquisizione di uno sguardo connettivo che mette insieme diversi settori della società nel territorio, non è più un'opzione, ma è una necessità che ci pone il contesto in cui operiamo, anche a livello territoriale. Dicevo, la stessa università con la terza missione, con la ricerca che si fa, anche la sperimentazione che si fa oggi sulla terza missione, si proietta fuori dell'università. E che cosa incontra fuori dell'università? Incontrerà la struttura, il tessuto culturale del territorio, e con questo potrà costruire dei percorsi con la scuola, dei percorsi che avvicinino l'eredità culturale agli abitanti del territorio. E del resto, per esempio, faccio un esempio che può dare un'idea, è uscito da pochissimo, l'ultimo numero è stato pubblicato dal Mulino da poco, l'ultimo numero di Economia della Cultura, che è dedicato alla lettura. E io l'ho curato con Pereson, con Giovanni Pereson, che è il direttore dell'ufficio studi, responsabile dell'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori. Quindi, voglio dire, persona, l'Associazione Italiana Editori è evidentemente direttamente interessata all'evoluzione della lettura, a capire come si legge oggi, al di là del nostro amore viscerale per i libri, che quello resta, ma non è questa la lettura oggi, perché quello che è emerso il rapporto con diversi soggetti interessati e coinvolti nella lettura a diverso titolo è che oggi si legge attraversando i mezzi. Noi inseguiamo un contenuto, un interesse, un'informazione attraverso diversi mezzi. E lettura, sì, perché comunque la scrittura, vi ricordate quando si diceva all'inizio che avrebbe vinto l'immagine, avrebbe, no, sarebbe stata società delle immagini e che quindi le immagini avrebbero in qualche modo ridotto lo spazio della scrittura? Tutto questo non è avvenuto. Il web è scrittura, innanzitutto scrittura più ancora che immagini. Ma è una scrittura multimediale, cioè è una scrittura che mette insieme diversi codici espressivi, quindi non solo la scrittura, ma le altre forme espressive. E per appunto l'acquisizione di metodi che insegnino questo linguaggio, che è quello poi che arriva ormai direttamente alla maggior parte della società, è un percorso che è in atto. Ecco. Tant'è vero che, e questo forse poi ce lo può anche raccontare meglio Flavia Nardelli se può intervenire, che il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede un grande progetto che è dedicato, finanzia un progetto dedicato alla digitalizzazione del patrimonio culturale degli istituti culturali. Ora, se voi andate a vedere il sito dell'AICI, www.aici.it, vedrete che è impressionante quantità e qualità di istituti culturali aderiscono all'AICI, che poi è l'ossatura degli istituti culturali in Italia. E pensate ai loro patrimoni, che
attraversano tutte le discipline, tutte le aree di ricerca, ma soprattutto il fatto che ormai gli istituti culturali sono proiettati verso l'esterno e questo piano finanzia la digitalizzazione. Ma certamente si pone il problema anche lì, digitalizzare tutto perché? A che fine? Ecco. E anche lì ritorna il discorso dei contenuti ed è in atto adesso, già iniziata l'attività di formazione presso la Fondazione Scuola del Patrimonio, che è attiva all'interno del Ministero dei Beni Culturali, ma con la sua autonomia, e sta già formando i soggetti che negli istituti culturali saranno protagonisti di questa trasformazione. Perché il punto ormai non è esattamente come per conservare, il punto non è digitalizzare, ma è digitalizzare per come, perché e per chi. Perché altrimenti si costituirà un'enorme massa di passato digitale, e un digital heritage, che però indistinta, indeterminata, se non si investirà sulle modalità di ricerca, se non si riuscirà a costruire dei percorsi che intercettino l'attenzione del ricercatore. Quando dico ricercatore non voglio riferirmi solamente agli studiosi, ma a chi in quel momento, in un momento della sua vita o dei ruoli che svolge, ricerca. Perché se no il rischio è che si crei, come già è stato nella prima fase della digitalizzazione, si crei una sterminata quantità di risorse digitali, poco accessibili, poco spendibili quindi per la conoscenza, con un grandissimo costo, perché il costo della costituzione di questi patrimoni digitali è molto alto, ma se poi non si facilita l'utilizzo di queste risorse è un investimento che non raggiunge i suoi fini. E quindi diciamo che questo piano è una grande occasione per gli istituti, per le non solo per gli istituti, ma per la memoria, che non è proprietà degli istituti, come l'eredità culturale non è proprietà di nessuno, quindi anche quella memoria è gestita dagli istituti, posseduta dagli istituti, ma non è loro, nel senso di ne faccio quello che voglio, ovviamente. E quindi diciamo è un'occasione per condividerla, sì, per condividerla, perché diventi sia una fonte di ricerca esattamente come è nata, cioè le raccolte degli istituti culturali sono frutto della vita degli istituti. Come dico io, sono carne e sangue degli istituti. Chi ha vissuto la vita degli istituti culturali sa che quello che si è creato all'interno di questi istituti è proprio l'espressione della loro vita, della vita culturale, della vita scientifica, delle loro relazioni anche a livello internazionale. E quindi non è tanto un fatto di quantità o di prestigio, ma quanto proprio la possibilità di far partecipare questa memoria alla ricostruzione di un tessuto anche nazionale e internazionale. Quindi farla partecipare. Questo è il motivo, tra l'altro, per cui si è molto discusso sulla liberalizzazione della riproduzione delle immagini nel digitale, no? Cioè, la riproduzione delle immagini che sia gratuita, e questo fatto della gratuità non significa che lo Stato rinuncia a un introito, ma significa invece investire sulla circolazione dei contenuti e delle idee, arricchire il tessuto. Significa poi arricchire la stessa eredità culturale e anche
in qualche modo individuare delle risorse economiche, perché certo sono convinta che comunque non ci sia una scissione fra l'attività culturale e il ritorno economico necessariamente. Ma una cosa è certa, dove il tessuto è ricco, ricco di attività, ricco di idee, ricco di scambi, lì sicuramente si crea una situazione economica più favorevole per il passato. Per il passato. Ecco, quindi io direi che quella conclusione, ecco, che qui vorrei giungere in questo discorso è che il fatto, la società non tanto liquida, perché anche quello sembra diventato uno slogan, ma quanto questa mobilità del, per esempio, dei luoghi della, degli istituti della, culturali, questa autonomia anche in qualche modo, come è stato in passato, cioè quella di cercare il proprio ruolo, di cercare la maggiore, la rappresentazione più efficace della propria storia, ecco, questo possa dar vita a una ricerca di una nuova mediazione culturale. Chi deve costituire le condizioni del rapporto fra il passato, il nostro passato, e i contemporanei è chiaramente un mediatore. Del resto c'è quel famoso testo, che quel famoso libro che di Gozzo, mi pare, che si intitola Il passato è una terra straniera. Il passato è una terra straniera. Allora, se è una terra straniera, in qualche modo lo è, allora è necessario che si mettano a punto dei linguaggi che, come esistono i mediatori culturali da un punto di vista geografico, che si metta a punto una competenza delle conoscenze, dei metodi, degli stili proprio per mediare in modo adeguato all'oggi. Perché questo ruolo di mediazione, come per esempio le biblioteche, ma gli editori, i librai, la mediazione culturale ha trovato sempre delle forme espressive, ma non possono essere sempre le stesse. Ecco. Questa propensione a individuare i modi e i luoghi del cambiamento è stata vissuta anche recentemente, insomma, non è finito questa attitudine a considerare il superamento delle discipline, del sapere, così come si è consolidato, come l'abbandono dei nostri saperi, delle nostre competenze. Non c'è un'alternativa, non è una situazione dicotomica o, ma è la ricerca di un metodo che garantisca, che dia garanzie di attendibilità e allo stesso tempo però riesca a coinvolgere nelle conoscenze una componente più ampia della popolazione, a rischio altrimenti è non solo l'eredità culturale, ma scusate, anche tutti i nostri lavori, perché tutte le professioni della cultura contano su una base sociale che è più ristretta e più a rischio si pone appunto tutto ciò che noi amiamo. Ecco, quindi io farei appello proprio partendo dagli istituti culturali, no? Dai luoghi della cultura, qui poi ci sarà Albertina Vittoria, che ha scritto un bellissimo libro proprio sulla storia dei luoghi della cultura nel Novecento, dove proprio emergono le dinamiche, i cambiamenti e come questi cambiamenti rispondono ai cambiamenti dei contesti. Quindi è un libro che mette a fuoco proprio questi cambiamenti progressivi che possono anche incontrano sempre delle resistenze, come qualsiasi cambiamento, ma che poi vengono dialetticamente superati. Quindi io direi che al posto della logica dicotomica, della logica oppositiva, la logica del
o potrebbe essere uno strumento più adeguato alla domanda che ci pone l'oggi, la domanda che il presente ci pone, un'attitudine dialettica, perché questa è la cultura digitale, che poi questo conviva con un ritorno a logiche che ci sembravano superate nel secondo Novecento. Noi abbiamo pensato che le logiche belliche, che il riarmo, che tutto quello che purtroppo è sotto i nostri occhi di oggi fosse, diciamo, superato, non dico definitivamente, ma o che vivesse in altri luoghi lontano da noi. E questo appunto è il fatto che non significa che la cultura digitale e l'innovazione che ha portato sia in qualche modo incompatibile, però è il problema della convivenza di forze diverse e del individuare, questo è praticamente la conclusione a cui si arriva in diversi ambiti anche della cultura, cioè quello di trovare appunto la mediazione efficace oggi. Bene, io credo di aver concluso, casomai poi se ci dovessimo approfondire degli aspetti, siamo qui tutti insieme. Senti, ti siamo gratissimi perché ci hai dato un panorama in pochi minuti, un panorama straordinariamente ricco di suggestioni sulle quali naturalmente bisognerebbe addirittura forse metabolizzare tutto questo, perché ne vengono fuori tante linee di riflessione, di ricerca. In qualche modo è la rappresentazione della densità delle tue esperienze in questi anni. Sono molto contento di averti costretto a fare questo ragionamento pubblico. E adesso do la parola ad Albertina. Albertina ha scritto molto di storia contemporanea, ha insegnato a lungo. In particolare ha insegnato all'Università di Sassari, che me la rende carissima, oltre che l'amicizia che ci lega anche con lei da tanti anni. Si è occupata di storia degli intellettuali, in particolare degli intellettuali marxisti, ma non solo di loro. Ricorderò solo i Togliatti, gli intellettuali di Carocci, di qualche anno fa, che è un libro straordinariamente intelligente, pieno di novità anche nella interpretazione di questo curioso rapporto tra questo grande personaggio del dopoguerra italiano e gli intellettuali, o la storia del PC, o il Novecento dall'età degli imperialismi alla globalizzazione, o gli studi che ha pubblicato a decine sulle riviste storiche. Ma qui l'abbiamo chiamata perché ha scritto, avevo promesso di farlo vedere, Albertina, faccio lo spot. Il libro è questo, bisogna averlo letto perché è un libro molto interessante, non so se si vede, a favore di telecamera, si dice in televisione. I luoghi della cultura, istituzioni, riviste, circuiti intellettuali nell'Italia del Novecento, che è un libro che è uscito qualche anno fa. Di che anno è, Albertina? Mi pare che sia, lo leggo però, del 2021, quindi è un libro post-pandemico, diciamo pandemico, però ha circolato, è stato presentato molto, la Carta della Storia gli ha dedicato una lunga scheda, insomma è un libro molto importante che tocca sotto un altro profilo le stesse cose che ha toccato Madel. Siamo veramente dentro una comunione, mi pare, no Albertina, adesso che hai sentito Madel, una vera, veramente sarà un dialogo molto interessante. Ti do volentierissima la parola per quello che è un ruolo pari a quello del relatore, perché Discassant, noi chiamiamo Discassant il secondo relatore in realtà, ma insomma siamo interessatissimi a sentirti. Prego, a te la parola, Valdobertina. Grazie, grazie Guido, grazie per le tue parole, per quello che hai detto della mia attività, e grazie a Madel perché anche io sono rimasta, come dire, colpita da quello che ha detto, eppure a me sono venuti molti stimoli, insomma, e peraltro anche molti punti di contatto, non solo con quello che penso, sono perfettamente d'accordo, ma ovviamente sono anche punti che si vanno poi a innescare con la stessa storia, no? Quella, del,
dell'organizzazione culturale, oltre a quanto abbiamo condiviso anche noi, meno anni che rispetto a Guido, essendo, come dire, prima di entrare all'università, io sono stata per una vita collaboratrice, anzi redattrice di studi storici, lavorando quindi all'Istituto Gramsci, alla Fondazione Gramsci, e poi anche collaboratrice della Treccani, quindi i problemi, no, il sangue e i problemi, la vita degli istituti culturali li ho toccati con mano, insomma, li conosco, oltre a una questione che ho studiato, mi appassiona da sempre. Se mi permettete, vorrei, come dire, nuovamente fare ricordare che tutto quanto questo poi nasce da questa passione per questo argomento proprio dell'organizzazione della cultura, nasce dagli anni dell'università e dalle lezioni di Alberto Sorrosa, con il quale poi mi sono laureata e che, come dire, purtroppo ora si può soltanto ricordare, ma insomma un personaggio ovviamente in questo campo, in tutti altri naturalmente, ma insomma ha detto molto, insomma ha fatto molto. Per me è stato molto importante, insieme poi naturalmente a molte altre. Però ecco, io quello che volevo dire, e mi riallaccio proprio a Madel, che mi ha dato un vero assist, non so se Guido apprezza che uso questi termini, anche se, come sai, siamo divisi da questo punto di vista. Perché proprio questo discorso attività culturale e l'attività economica non sono affatto due cose separate, insomma, no? Anzi, c'è un libro, come si chiama, peraltro uscito un paio d'anni fa, mi sembra, Paola Dubini, Con la cultura non si mangia, falso, no? Immagino che conoscerai, no? È vero. Ed è vero, a maggior ragione, parlando di attività culturale, di cultura in senso molto lato, in un paese come il nostro. Lo ha scritto Guido in quell'articolo che mi sembra sia uscito proprio sull'ultimo numero, no? Delle carte della storia. L'Italia possiede dal 60 al 75 dei beni artistici del mondo, e però, diciamo, a fronte di questa grande ricchezza c'è una grande povertà culturale, per non parlare del fatto che noi siamo il paese che ha, qui noi andiamo al di là naturalmente degli enti culturali, il maggior numero di siti UNESCO, siamo arrivati a 58 adesso, il secondo paese, mi sono incuriosita, sono andata a controllare, è la Cina, ma si dà il caso che la Cina è un paese che ha 52 siti, quindi 32 volte più grande di noi, con una popolazione di 22 volte maggiore, insomma. Ecco, quindi, ecco, però a fronte di questo c'è il fatto che comunque siamo tra in Europa quelli che investono meno del PIL in cultura, secondo i dati di Eurostat. Io sono un po' fissata con questi dati, ma credo che siano, insomma, ci fanno capire, no? I dati di Eurostat dice che nel 2018, quindi pre-pandemici, l'Italia ha investito lo 0,6 del PIL in attività culturale, sempre in senso lato. L'ultima è la Grecia con lo 0,3. La prima, come forse saprete, è la Lettonia, seguita da Ungheria e Estonia, 2,8, 2,7, 2,4. No? E peraltro siamo anche il paese, siamo al 19° posto, in cui sono meno i lavoratori impiegati nella cultura, che credo che si riferisca a tutto, compresa quindi anche i ministeri, no? La scuola, l'università, eccetera, i musei e così via. Non lo so, non sono sicura, ecco, di questo, però diciamo i lavoratori della cultura sono il 3-4%. Forse non c'è la scuola, effettivamente, e siamo quindi al 19° posto, tra i più fanalino, diciamo, di coda. Ecco, questo qui però appunto non è una questione che riguarda solo naturalmente i beni artistici, i musei, il paesaggio, i beni architettonici, eccetera, ma in generale le istituzioni, dalle accademie agli enti culturali, e naturalmente le biblioteche e gli archivi, che sono, come dire, fondamentali in questa ricostruzione del passato.
perché, lo accennava anche Madre, l'ha detto Guido, l'ha scritto, per le difficoltà che ogni istituto ha, nonostante i finanziamenti dello Stato, che non sono sufficienti, per il personale, le sedi e quant'altro, a fronte al fatto che queste istituzioni hanno invece svolgono un lavoro molto ampio per il pubblico, sia in senso, diciamo, proprio di attività culturale, convegnistica, di produzione libraria, eccetera, sia però soprattutto come archivi e biblioteche. Ecco, e quello che appunto stava dicendo prima Madel, no, su questo discorso sull'eredità culturale e sul fatto che del legame che comunque c'è con il passato, nel cambiamento, no? Perché si cambia, ma c'è un passato naturalmente. Ecco, nel presente non c'è la consapevolezza, ecco, di questo, insomma, di quella che è stata la nostra eredità culturale, del legame appunto con il passato. E questi dati, secondo me, peraltro lo confermano, come lo conferma il fatto che l'attività culturale e l'attività economica dovrebbero marciare insieme, cioè quello che noi, cioè l'Italia, io non so, insomma, potrebbe, come dire, essere un paese campare soltanto sulle proprie, i propri luoghi della cultura, in senso, ripeto, lato, dal Colosseo alla fondazione, l'ente o la deputazione di storia patria del paese più piccolo del Mezzogiorno, ecco, diffusissimo, diciamo, per tutto. Sono ovviamente due aspetti diversi, però secondo me sono all'interno di uno stesso discorso. E invece questo patrimonio è grande, è grandissimo, e il patrimonio di quello che è tutto quanto il nostro passato, che vive nelle istituzioni culturali, è fondamentale ed è importante, come dire, che ci sia, no, per riprendere quello che diceva Madel, che ci sia consapevolezza di questo, oltre naturalmente a tutto quello che serve per la ricerca. E a questo proposito io volevo, diciamo, proprio per ripercorrere dal punto di vista del passato, di quello che è il nostro passato per quanto riguarda gli istituti culturali, segnare, individuare, insomma, parlare di qualche punto fondamentale che riguarda comunque, in ogni caso, il secondo dopoguerra, insomma, diciamo, l'Italia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. Perché naturalmente, senza, ecco, andare troppo indietro nel tempo, per arrivare, non dico all'oggi, ma proprio al discorso del finanziamento del statale, prima ancora della nascita del Ministero dei Beni Culturali, e del fatto su cui Madel ha insistito adesso tantissimo, anche proprio parlando della digitalizzazione, del fatto che la cultura deve diventare fruibile, la cultura intesa come libro, come documento, come archivio, e via dicendo. E quindi il fatto che poi si è arrivati mano a mano a dar vita a istituzioni, prima un ministero, poi a leggi che hanno permesso e aiutato questo processo. Ecco, quanto poi ci si sia riusciti, appunto, in materia, diciamo, di riflessione di adesso, anche, diciamo, di questo nostro incontro. Per parlare del dopoguerra, appunto, vorrei sottolineare, come ho detto, soltanto alcuni. Il primo sicuramente è quello dell'immediato dopoguerra, anzi della fase mano a mano, diciamo, di liberazione del nostro paese da Roma in poi, ecco, dal 44 in poi, e cioè il fatto che viene smantellato il passato e le leggi che il regime fascista aveva varato in grandissima quantità riguardo alle istituzioni culturali, a quelle che erano state messe in piedi, costituite, eccetera. Tra l'altro ricordo che comunque il fascismo, considerando
gli intellettuali, come dire, è un soggetto importantissimo nell'organizzazione della, della cultura, ha investito moltissimo nel finanziare appunto istituti nuovi, vecchi, eccetera, e inquadrare, e anche poi per inquadrare e tenerli sotto un controllo. Sotto controllo. La scelta, diciamo, dell'immediato dopoguerra fu, anzi, come ho detto, dal 44 in poi, è stata quella, diciamo, proprio di porre fine a questo accentramento, a questo controllo da parte del regime fascista, sopprimendo una serie, diciamo, di enti. Ma, diciamo, il punto fondamentale di passaggio allora fu quello voluto fortemente da Benedetto Croce di sopprimere l'Accademia d'Italia, che era proprio, diciamo, organismo tipico, insomma, per dare prebende a una serie di uomini di cultura. È uscito ormai qualche anno fa un libro di Gabriele Turi che ci fa vedere quanto si spendeva, quanto guadagnavano in gettoni di presenza, in stipendio, questi signori. Non parliamo di quanto si spendeva per tutto il personale, cioè cifre che appunto oggi giorno è da non credere, insomma, ecco, diciamo. Ruffilli scrisse un articolo molto, molto, conosciuto da tutti quanti, nel 62, proprio sulle istituzioni culturali dell'Italia repubblicana, interessantissimo, e tra l'altro lui parlò del fatto che queste prime azioni furono dei colpi di spugna, insomma. Allora si seguì quello che era, diciamo, appunto la posizione di Croce, cioè chiudere, togliere quello che era stato costruito dal fascismo, ritornare appunto con un colpo di studio semplice di spugna, scusate, prima del 22 e del 26. Lui scriveva, dice, quindi riprendere con un eri di Cebanus. È interessante come poi in quel famoso articolo di Ranuccio Bianchi Bandinelli su Società, appunto nella ripresa del dopoguerra, eccetera, dice che non deve essere un Harry di Cervantes, no, ma dobbiamo fare i conti, cosa che, come sappiamo, non è stata. Però, diciamo, oltre che naturalmente in termini legislativi, per carità, naturalmente è stato ripristinato tutto quello che era, diciamo, comunque di democratico, che era stato eliminato dal fascismo, eccetera. Sappiamo quanti sono, la gran quantità di istituzioni che sono state fondate ai tempi del fascismo e che hanno continuato, e che hanno avuto anche un ruolo di fondamentale, hanno proseguito cambiando gli uomini, ma non sempre, nel dopoguerra, a cominciare naturalmente dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, al CNR e a tanti altri, insomma, no? E, d'altra parte, è anche vero, come noi vediamo subito dopo la guerra, un'esplosione, insomma, no? Di nuove istituzioni in vari ambiti, insomma, sia in un ambito proprio più strettamente culturale, storico, letterario, filosofico, scientifico anche, naturalmente, sia in un ambito che è, diciamo, più di tipo politico, più di impegno ad opera di una serie di grandissime istituzioni che poi sono nate magari come piccole, ma che poi sono rimaste, che hanno avuto un ruolo nella nostra storia e che ce lo hanno ora, insomma, no? A cominciare dalla Fondazione Feltrinelli o dalla Fondazione Gramsci, nata come Istituto Gramsci, come luogo peraltro dove erano depositati i libri del carcere di Gramsci, e poi i suoi quaderni per poco furono depositati lì, perché poi furono messi in banca, come sappiamo, per sicurezza. Ecco, e così via, insomma, che hanno poi un patrimonio archivistico, documentario, librario enorme, insomma, e così via, tante altre, insomma, naturalmente non voglio però dilungarmi, diciamo, su questo.
D'altra parte c'è anche da dire il fatto che comunque nel dopoguerra poi ci sono anche le politiche culturali dei partiti, non in maniera naturalmente il Partito Comunista Italiano quello che ha una maggiore consapevolezza in questo senso, ma poi anche la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. E poi comunque diciamo l'organizzazione della cultura riguarderà anche personaggi che sono sì che vogliono svolgere un ruolo politico ma che non stanno dentro un partito o sono espressione diciamo di un partito politico. Penso naturalmente a un personaggio come Adriano Olivetti, insomma quello che ha fatto non solo con la sua fabbrica e le innovazioni diciamo nella sua fabbrica ma anche con la rivista Comunità, con le edizioni di Comunità, un patrimonio enorme e bellissimo che è rimasto diciamo nel tempo fondamentale, anche peraltro con una sua attività politica, come si sa. E poi ecco un'altra questione comunque da tenere presente per quanto riguarda le nuove istituzioni e i nuovi organismi che nascono. Io, come l'ho considerato, ma insomma in generale mi pare che siano sempre messi insieme, anche nel mio libro ci sono gli enti di cultura, ma ci sono le riviste, che sono effettivamente anche loro, diciamo, dei luoghi appunto della cultura e che sono, diciamo, luoghi dove si progetta, dove ci sta un'idea comune, insomma, non sono semplicemente dei contenitori di saggi, articoli, eccetera. Ah, magari qualcuno, ovviamente, anche è così, no? Ma sono, diciamo, luoghi di discussione, di approfondimenti. Un esempio tra tutti quanti è il Mulino. Il Mulino, no? Che nasce come rivista, poi ci sarà la casa editrice e poi c'è l'associazione Il Mulino, no? La casa editrice per pubblicare, diciamo, in forma più ampia quello che già comunque sulla rivista veniva discusso e poi l'associazione Il Mulino per discutere e poi tutto quanto quello che è collegato insomma da questo punto di vista. E tra l'altro due tra i fondatori, no, del Mulino, Matteucci e Pedrazzi, in un articolo del 53 dicevano questo fatto che cioè che è necessario soltanto nella collaborazione con gli altri, uno spirito associativo, si può appunto produrre, organizzare cultura, ci si possono assicurare, come dicevano, strumenti adeguati al proprio lavoro. Questo, diciamo, peraltro si ritrova anche all'inizio del secolo, però in forma diversa, e sono idee che non riguardavano soltanto il Partito Comunista, no? Di organizzare la cultura, ma riguardano appunto anche altri personaggi, altre organizzazioni, eccetera. E fra queste è il Mulino, che secondo me questa frase adesso che ho citato di Matteucci e Pedrazzi sintetizza un po' quelle che sono le caratteristiche del secondo dopoguerra, cioè il fatto di lavorare diciamo attraverso la collaborazione, attraverso uno spirito appunto associativo e di individuare nuovi strumenti per l'appunto per fare cultura. È un processo che, ripeto, è iniziato all'inizio del secolo, sicuramente le riviste già all'inizio del secolo hanno assunto un ruolo diverso, insomma, no? Rispetto alle riviste accademiche. E d'altra parte sono gli anni, per citare anche qui una carissima amica che non c'è più, Marisa Mangoni, no? In tanti suoi lavori individuava proprio nel primo Novecento questo passaggio del letterato, da letterato a intellettuale, insomma, cose di cui parlato anche a Sor Rosa. Ma nel secondo dopoguerra questo diventa più tipico, più caratteristico, a me sembra, sia per quanto riguarda le istituzioni, sia per quanto riguarda riviste o altro. Poi anche
per esempio, sempre per quanto riguarda il Mulino, a un certo punto coloro che l'avevano fondato, come dire, fanno una società, quindi si occupano anche dal punto di vista finanziario di questo, cioè il letterato, il filosofo, il politologo, quello che sia, si fa addirittura, come dire, non proprio imprenditore, ma insomma amministratore, dico, cioè non è che sta soltanto a pensare cosa scrivere, così, ecco, ma proprio più concretamente interviene nella cultura. Sono poi, queste qui sono tutte vicende che poi si dipanano nel corso poi del cinquantennio, insomma, a partire dagli anni 50, eccetera, con una serie naturalmente di modifiche, di cambiamenti, a seconda naturalmente delle trasformazioni generali che segnano il nostro paese, insomma, non a caso degli sviluppi particolari si avranno poi a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60, in modo particolare gli anni 60, quando insomma il tessuto economico, sociale e quant'altro dell'Italia, come sappiamo, cambia profondamente e si vede quanto crescono poi quei centri, quegli enti che si occupano proprio di studiare una società in profonda trasformazione. Per non parlare di anche piccoli centri studio o piccoli, anche grandi, che si occupano proprio della programmazione economica, che sono legati al Partito Socialista Italiano, a quella, diciamo, quella fase di varo, insomma, delle politiche di centro-sinistra. Dagli anni 60, ecco, sicuramente poi il passaggio del 68 della contestazione pure è fondamentale, perché come dire, c'è una grossissima politicizzazione, c'è sicuramente una maggiore partecipazione anche politica, e forse una parte, diciamo, delle istituzioni culturali diventano più politiche, però anche lì i sommovimenti che si vengono a creare condizionano più in generale come la società, anche, diciamo, l'istituzione culturale. E in particolare effettivamente noi notiamo che proprio a partire da quegli anni, dalla seconda metà degli anni 60, inizia una riflessione ad opera soprattutto di grandi fondazioni culturali, come la Fondazione Olivetti, la Fondazione Agnelli, la Fondazione Cini, eccetera, proprio su quelle che sono le funzioni e le finalità delle accademie, cioè si inizia a guardare un po' oltre, soprattutto pensando a quello che sono le fondazioni negli Stati Uniti o in Europa, sono ben altro, peraltro ci sono anche delle leggi diverse e su questo insomma si parla e su questo si ragiona. E tra l'altro, secondo dei dati che sono del 1982, di una ricerca di uno di questi centri nati allora, proprio all'inizio degli anni 60, di studi economici, sostanzialmente si vede quanto siano cresciuti, sia conosciuto questo sostrato, insomma, diciamo, di istituzioni culturali anche qui in senso lato, ecco, e che peraltro riguarda tutto quanto il paese, vengono censite, diciamo, 13.000 associazioni non sportive. Se poi mettiamo le sportive, chiaramente diventa altro, no? Di queste 13.000 associazioni, 2.500 sono individuati come istituti culturali. Io mi ricordo quando avevo iniziato a fare questi studi, c'era un annuario proprio sulle istituzioni culturali che del 1920, nell'edizione del 1920, parlava, censiva, diciamo, 200 organismi che potevano essere individuati come istituti, appunto, di cultura, al di là naturalmente delle scuole, dei musei, eccetera. Qui siamo arrivati al 2005, ovviamente questo va da sé e vale per qualsiasi cosa quando parliamo dell'Italia, con una grossa divisione fra nord, centro, sud e isole. Sono individuate
anche le isole, per fortuna, appunto, no? Come Guido e Madel sanno, insegnando tanti anni a Sassari, come dire, perché è sempre il sud, no? E le isole, ecco, considerate. E sostanzialmente, per citare dati che naturalmente si conoscono bene, sono 1200 al nord, 818 al centro, dove però c'è Roma, Vaticano, eccetera, 235 al sud e solo 106 nelle isole, di cui la Sardegna, come sappiamo, poi è la più povera di numeri. Di queste istituzioni, appunto, se all'incirca il 4% erano nate durante il fascismo, il 25% erano nate tra il 44 e il 60, il 26% tra il 61 e il 70 e oltre il 36% tra il 71 e il 82. Quindi c'è veramente una crescita esponenziale, insomma, molto ampia, insomma, e che poi continuerà anche dopo, no? Ecco, e da questo punto di vista sicuramente il momento di svolta è la nascita del Ministero dei Beni Culturali, e poi dopo Ministero dei Beni Culturali Ambientati e Ambientali, quando viene fatto la legge, gennaio del 1965. Pure qui c'è una storia lunga, non nasce dal nulla né all'improvviso. Certo c'è un cambiamento, perché si inizierà a parlare di bene culturale. La legge Bottai del 39, che è stata una legge importantissima e che è rimasta, diciamo, a riferimento, e tuttora credo che sia un riferimento per alcuni aspetti, e che uniformò la tutela giuridica, insomma, delle antichità, dei monumenti e delle opere d'arte, parlò della tutela che il Ministero dell'Economia e dell'Educazione Nazionale, naturalmente era quello poi l'accentratore, doveva avere di tutte le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnografico. Sono questioni naturalmente che io dico così, ma che sono naturalmente soprattutto per questo pubblico super conosciute, no? Fa sempre impressione questo fatto che si usi cose, che è stato detto che non si deve mai dire cosa, le cose, eppure invece era nelle leggi, no? Appunto le cose immobili. Finalmente si parlerà di bene culturale, peraltro ovviamente di bene culturale si parla dal 54, no? Con la convenzione dell'AIA, quando si parla appunto della protezione dei beni culturali in caso, diciamo, di nuovo conflitto armato. Da qui inizierà tutto quanto quel lavoro, a cominciare dalla commissione Franceschini, del parlamentare democristiano Francesco Franceschini, proprio per valorizzare il patrimonio artistico, storico, archeologico, eccetera. Cioè, però l'idea era quella, diciamo, di una commissione che fosse, un'amministrazione che fosse autonoma, ma non separata rispetto al Ministero dei Beni Culturali. Questo l'ho anche ripercorso, tra l'altro lo citavi anche tu, Guido, Giorgio Maciotta, in quell'articolo che è uscito nel 21, sulle carte della storia, ripercorre questi diversi passaggi, insomma, no? Per arrivare al Ministero dei Beni Culturali, all'importanza che hanno avuto naturalmente il fatto dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario, il fatto appunto che viene nel 72, c'è la convenzione adottata dall'UNESCO e quindi i siti riconosciuti dall'UNESCO e via dicendo. Ma sostanzialmente poi questo discorso sulla nascita di un ministero apposito verrà ripreso più avanti, insomma, si arriverà a una nuova commissione che è del 71. E qui, certo, c'è un evento in questo che dà una spinta enorme, un evento tragico che è l'alluvione del 66, e come dire, fa capire, no, la necessità di proteggere in una maniera diversa, insomma, concreta,
tutto il nostro patrimonio, appunto, librario, artistico e via dicendo, no? E qui si inizierà a parlare proprio di un ministero per i beni culturali che nasce con il governo di CPRI, presieduto da Aldo Moro, e che appunto darà vita all'istituto, al Ministero per i beni culturali, di cui sarà titolare, primo titolare, Spadolini, no? E c'era appunto quella citazione che anche Guido stava riprendendo di Spadolini nel dibattito, insomma, sulla Camera per questa istituzione, per la nascita, diciamo, di questo nuovo ministero, e questi due termini che poi voi e Madre, insomma, avete ripreso, no? Promuovere e conservare, promozione e conservazione. Però appunto Spadolini fa un discorso molto preciso, no? Dice conservazione, che io trovo anche così giusto, è anche bello, insomma, no? Conservazione non antiquariale, no? Questo termine così un po' aulico, non so come si possa dire, e cioè il fatto, lui diceva, cito, conservazione non conservatrice, nel senso caratteristico di una certa estetica, ma una conservazione nel senso di creare le premesse per una fruizione più larga di questi beni culturali ad opera di un'intera società civile. E questo, diciamo, poi mi sembra il passaggio di fondo, no? E anche quello che poi ripreso da Madel anche per l'oggi, no? È il fatto appunto che i beni culturali devono essere fruiti da tutti. Il ministero diventa uno strumento importante, insomma, a livello generale. Domenico Amalfitano, intervenendo più avanti sulla legge, poi sul finanziamento, anche qui fece un discorso, secondo me, molto importante, quando diceva che la legge di finanziamento dello Stato per gli istituti culturali era un fatto di democrazia culturale, e che era superato il discorso tra pubblico e privato. I contributi dello Stato dovevano andare a istituti che avevano carattere privato, che però se ne riconosceva la funzione pubblica. Diciamo, effettivamente dovevano fornire cultura alla società, attraverso le biblioteche, attraverso gli archivi, attraverso le attività vario tipo, insomma, ecco, perché venivano fatte. E quindi tutto quanto questo poi verrà regolarizzato. Peraltro, lo ripete anche Mazzotto in questo articolo, non è che le accademie e gli istituti culturali non avessero finanziamenti, ne avevano, soprattutto grazie alla legge del ministro per il bilancio Einaudi del 48, decreto legge, in cui sostanzialmente si finanziano un po' a pioggia circa 60 enti e istituti. La cosa incredibile è che sono andata anche a ricontrollarmi, mi sono riscaricata il decreto per vedere se non era un refuso che avevo fatto, ma all'Accademia dei Lincei venivano dati 30 milioni. Agli altri, diciamo, la cifra più grande era 3 milioni all'anno, che veniva data all'Accademia della Crusca, all'Istituto di Studi Romani, alla Giunta Centrale per gli Studi Storici 2 milioni e mezzo, eccetera. Ma all'Accademia dei Lincei 30 milioni. Le povere deputazioni di storia patria avevano 25.000, 70.000 o 100.000 lire, cioè una bella miseria, ovviamente, no? Poi ci sono invece l'Istituto per la Storia del Risorgimento, che aveva 1,2 milioni, e via dicendo. Sono andata un po' a riguardare, insomma, abbastanza. Non c'è un criterio, appunto, non c'era nessun criterio. Quello che cambia, per l'appunto, è il criterio, insomma, no? Anche qui Maciotta riprende il discorso fatto alla Camera da Rosario Villari nel 1978 su questa nuova legge, che metteva insieme due progetti
in cui lo Stato si faceva promotore anche dal punto di vista finanziario. Credo che sia importante sottolineare che la legge poi è del 2000-1980, quindi viene approvata a tutti, ma questa qui è una legge del governo di solidarietà nazionale. È, come dire, una legge in cui ci sono i protagonisti di quella breve e drammatica, come sappiamo, stagione, no? Perché ci sono democristiani, vorrei citarli, Amalfitano, Brocca, Giordano, Maria Eletta Martini, socialisti, Bartocci, per il Partito Repubblicano, Bucalossi, Di Gesi per il Partito Socialdemocratico e Rosario Villari per i comunisti. E questo, diciamo, appunto, è il fatto che lo Stato finanzia, ma come ha detto giustamente Madel, l'ha ripetuto più volte, il finanziamento è qualcosa, diciamo, di aggiuntivo, non è affatto sufficiente in realtà per i diversi istituti. Continuo a dire istituti, ma voglio sottolineare che riguarda tutto, appunto, ecco, non soltanto appunto dal Gramsci, lo Sturzo, l'Abbasso, all'Accademia della Crusca, appunto alla Deputazione di Storia Patria, alla Feltrinelli, Centro Gobetti, insomma, tutte, come hai detto te, basta guardare sul sito dell'AICE e vediamo quanti sono, chi erano gli istituti che sono iscritti, no? All'AICE. Ecco, però è appunto un criterio il fatto che comunque per essere ammessi in questa tabella bisogna rispondere ad alcune caratteristiche, e cioè il fatto che gli enti devono promuovere attività di ricerca, devono svolgere un loro programma e così via. Quindi viene, come dire, dato un criterio nel decreto di Einaudi, invece non c'era nessunissimo criterio, insomma, finanziare queste cose. Criterio che per l'appunto poi sarà ulteriormente rielaborato con la successiva, importantissima naturalmente, legge del 1996, allora era ministro dei beni culturali Walter Veltroni, quindi siamo governo Einaudi. Anche questo è un passaggio importante. È importante l'attività di coordinamento. C'è un saggio, se non sbaglio, perché sono diversi, insomma, mi sembra quello che hai scritto tu, Madel, con Gabriella Nisticò, protagonista anche lei di tutte quante queste vicende. Poi c'è anche un altro che Gabriella ha scritto con Lucia Zannino, insomma, no? Che ripercorre anche questi passaggi. È giusto insistere sulla nascita, appunto, dell'AICE, dell'Associazione degli Studi Culturali Italiani, che era presieduta da Gabriele De Rosa, così come dei primi organi di coordinamento a livello cittadino. Pensiamo, appunto, prima al BAICR, penso che sia stato il primo, se non erro, insomma, sorgeranno altri altrove, insomma, perché proprio l'insieme di tutto quanto questo porterà, ci sarà tutto un lavoro per arrivare a una migliore, diciamo, legge. Sempre Maciotta cita, tra l'altro, la discussione su questo testo alla commissione nel 95, la relazione era De Rosa, e è importante il fatto che si diceva che bisogna distinguere tra istituti che hanno una loro consolidata attività di ricerca, un loro patrimonio, e istituti di più recente formazione, e cioè il fatto che le erogazioni, cito le parole di De Rosa, devono riflettere situazioni di effettiva operatività e produttività sul piano nazionale. Nuovamente, devono essere fruibili quello che loro fanno, e il loro patrimonio archivistico e bibliotecario deve diventare fruibile. Nella legge poi si dirà molto bene questo fatto, un patrimonio che deve essere pubblicamente fruibile, non solo perché
gli archivi e le biblioteche che devono essere aperte, eccetera, ma anche attraverso un'opera, diciamo, di informatizzazione, di digitalizzazione e così via. Anche questo lo ha sottolineato Madel, ma c'è appunto un articolo, ho scritto tutto, ecco, cioè, i criteri, diciamo, per accedere alla tabella diventano effettivamente molto più rigidi, più specifici. Tanto non bisogna avere fine di lucro, eccetera, eccetera, no? Infatti nasceranno tante fondazioni, Ollus, e lo stesso, per esempio, ecco, un po' di più, il Gramsci diventerà una Ollus, eccetera, no? Bisogna promuovere continuativamente, anche questo è un aspetto di ricerca, e poi, io questo lo trovo importantissimo, naturalmente, disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa, quindi fruibile e in forma continuativa. E qui appunto tutto quello che riguarda, se ne parla più avanti, sviluppare attività di catalogazione, applicazioni informatiche e via dicendo, insomma, no? Ecco, quindi che nuovamente ritorno a quello che stava dicendo Madel, no? Del suo discorso. Ora io qui siamo soltanto al 96, molte cose sono successe e diciamo, per quanto poi riguarda la tabella ministeriale la quantità di denaro erogato, ci sono state fasi drammatiche, insomma, perché d'altra parte, anche qui, solo per dare qualche cifra, voi le conoscete benissimo, magari non tutti hanno presente, ma nella tabella del 2000-2003, in cui c'erano 159 istituti ammessi appunto in questa tabella, c'era un finanziamento di 20 miliardi di lire, 13 milioni di euro. Ma già per il triennio successivo si crollava 8 milioni e via dicendo, fino ai 5 milioni di euro per 121 istituti del 2009-2011. Quindi sappiamo, insomma, tutti quanti. Poi mano a mano c'è stata una ripresa nel 2018-2020, si era risaliti a 10 milioni, scusate, di euro. E poi l'ultima tabella, di cui parla anche Maciotta in modo critico, perché comunque ci sono una serie di perplessità, beh, insomma, governo Gentiloni, sono 22 milioni e 800 mila euro, insomma, è un bel salto, avendo anche aumentato gli istituti, sono 200. Quindi appunto, però questo qui è aggiuntivo, è vero che non bastano questi soldi, e peraltro poi certo dipende da istituto a istituto, da tante questioni, come dire, il problema, diciamo, di avere poi il personale nel numero adeguato, che possa, da questo punto di vista, la situazione di, soprattutto per esempio di alcune biblioteche, sta diventando drammatica, non sono stati fatti concorsi, eccetera, insomma, no? Ma anche per quanto riguarda gli istituti che hanno biblioteche e archivi, devono fare conti con questi aspetti. Però appunto io penso che quello che comunque è stato fatto, soprattutto da questo punto di vista, che mi sembra un passaggio, un percorso che c'è dall'inizio, un po' soprattutto a partire dagli anni 50 in poi, no? E poi con gli anni 70, cioè il fatto, diciamo, che di un'attività culturale democratica per tutti, non solo perché ci si possa accedere, ma anche perché sia fruibile da un punto di vista informatico, eccetera. Questo poi riguarda gli archivi, le biblioteche, i musei e tutto quanto questo. Però certo, come tu dici, il problema poi è per chi, tu nel senso di Madel ovviamente, no? Il fatto che, come si dice, quali sono, diciamo, a chi deve servire tutto quanto questo patrimonio e come deve essere dato al pubblico, no? C'è una certa modalità sulla ricerca,
il fatto che devono essere fruibili, perché e comunque ecco, io su questo proprio sposa appieno quello che tu dicevi, e cioè il fatto che comunque l'attività culturale, l'attività economica non sono affatto disgiunte. Molti non sono proprio d'accordo su questo, c'è un po' un atteggiamento sempre dell'intellettuale che sta al di sopra e non si vuole, ma invece no, non è così, anche perché le istituzioni non camperebbero e poi perché abbiamo un tale patrimonio, veramente. Se uno pensa, insomma, che basta scavare dappertutto tutto quello che viene fuori, io ovviamente ho presente la Sardegna, ma non soltanto la Sardegna, ci sono. E quanto la Sardegna si potrebbe arricchire soltanto e ne avrebbe bisogno, come ben Guido sa, non soltanto lui, e così via con quello che abbiamo e poi il fatto che ci sono dei musei, degli enti dove quello che è stato scoperto viene studiato, viene messo online, insomma, e via dicendo. Bene. È bene che mi fermi, perché se no... Sì, perché dobbiamo dare almeno una decina di minuti, sì, ai nostri amici che volessero farvi una domanda. Tu sei stata bravissima, perché hai aggiunto a quello che ha detto Madel il tessuto dei fatti, degli avvenimenti storici, dell'evoluzione, che poi sono il cuore di questo bellissimo libro che hai scritto. Mi permetto di farvi una domanda a tutte e due, che però mi risuona nella mente, lo faccio per primo, così apro il fuoco delle domande, ed è la seguente. Ma insomma, noi abbiamo avuto questi pilastri, io ho letto, stamattina ho riletto del tuo libro il capitolo sugli anni 60. Negli anni 60 c'è una fioritura di riviste, circoli, associazioni, istituti, enti, che fa spavento. Non c'è partito politico che non ne costituisca uno. Non c'è gruppo che non si affidi all'elaborazione intellettuale di più istituti o di più enti o di più circoli o di più associazioni. Ora non faccio differenze, non parliamo della fioritura delle riviste. E tutto questo dà luogo al grande periodo, insomma siamo nel miracolo economico, forse anche è provocato dal miracolo economico. Risultato finale, quando Kennedy manda una delegazione capeggiata da gli esponenti più importanti della sua amministrazione, un po' in segreto, un po' pubblicizzandola, ma più in segreto, a Bologna, a discutere con quelli del Mulino su cosa bisogna fare in Italia, e si parla del centrosinistra. Ora, non mi so immaginare che dall'America parta una delegazione e venga in Italia, non so da chi andrebbe, a prendere istruzioni o a misurarsi su qualche svolta della politica italiana. Cioè, questi enti di cui ci avete parlato, questi istituti così importanti, avevano allora un'interfaccia politico formidabile. E erano il retroterra, il background di quella che sarebbe stata la politica del paese. E questo non è più così. Bisogna dire che c'è un fossato profondissimo. Un fossato profondissimo. Non c'è nulla di tutto questo, di tutta questa grande attività preziosa, oro, se si potesse tradurre in moneta, oro. Non c'è nulla che penetri dentro la politica, dentro, direi anche dentro il dibattito pubblico, non ne faccio solo una questione di politica. Non nasce da qui una classe dirigente. Non esiste un ceto intellettuale di tutte le tendenze, non sto parlando, per carità, non cacciamoci nel discorso gli intellettuali di sinistra oppure quelli di destra, eccetera. Ecco, non esiste più. Questo è il tema che volevo proporvi per le vostre brevi repliche finali, brevi, sottolineo. Adesso, se c'è qualcuno che alza la mano, io sarei felice di dargli la parola per una domanda, però più che non per un intervento. Prego. Non vedo mani, qualcuno mi aiuta su questa cosa delle mani, perché non vedo le manine. Ecco,
Rossella, volevi parlare? Sì, rompo così il ghiaccio, ascoltando soprattutto l'intervento della dottoressa Madel, mi chiedevo quanto, no, per rispetto all'importanza della connessione col territorio, no, di questi importanti istituti che, come diceva adesso il professore Melissa, hanno fatto storia a 360 gradi, cioè hanno creato gli intellettuali, hanno inciso nella storia culturale del territorio. Quanto sia importante e quanto si faccia da parte di questi istituti, per esempio, per operare con le scuole, tema a me caro per esperienza diretta, per esempio, che sono, noi docenti siamo molto sensibili, tentiamo, cerchiamo, almeno parlo per me, e quindi penso che sia forse qualcosa a cui guardare. E poi un'altra domanda, volevo capire meglio qual è la preoccupazione della modalità della messa online delle risorse. Io credo, come mi sembra di aver capito in qualche intervento del professor Melis, che purtroppo il digitale potrebbe diventare deperibile col tempo. Non temo, ho paura che non sarà durevole come la carta. Però per chi studia oggi, chi magari anche per motivi professionali non può spostarsi come me, è una risorsa molto importante. In alcuni casi io preferisco non usare come dire, dei filtri utilizzati da chi mi ha inserito i materiali online. Faccio un esempio un po' più banale, e le risorse del Parlamento, per esempio. Io sto studiando gli atti di Salvatore Morelli, che sono stati in teoria selezionati, ma poi mi rendo conto che io me le vado a rileggere tutte le sedute, perché qualche intervento in realtà è saltato. Quindi mi incuriosiva quando voleva dire inserirli, in che modo, cioè funzionale. Personalmente, per la mia piccola esperienza, per me è importante che ci siano, ecco. Poi la modalità di individuazione mi è funzionale forse se non ho filtri, mi è capitato per gli atti parlamentari, ecco. Grazie. Grazie Rossella, altri? No, io non so vedere. Carlo Bersani ha alzato la mano. Prego. Bisogna attivare il microfono in basso a sinistra. Adesso è attivo, prego. Allora, mi sentite? Sì. No, bene. No, perché sto avendo una marea di problemi di connessione oggi, quindi magari tra l'altro ne avete già parlato, ma molto velocemente, appunto, perché altrimenti ricasco un'ennesima volta. Ha avuto un qualche impatto il codice del terzo settore, quello del 2017? Domanda quindi rapida. Vi saluto subito se ricasco, scusate, e scusate se magari già ne avete parlato. Grazie anche per la brevità, perché siamo proprio in coda. Coraggio. Altri? C'era un'osservazione prima in chat. Sì, c'è una chat molto ricca che andrebbe, io non riesco adesso a farla scorrere per leggerla tutta, ma c'è una chat molto ricca, abbiamo suscitato, molti si dispiacciono di essere andati via, tra cui credo il sovrintendente dell'archivio centrale che abbiamo visto all'inizio e che purtroppo doveva chiudere, l'archivio ha chiuso ovviamente, ci sono questi problemi anche. Allora, se non c'è nessun altro, come mi pare, Agnese, correggimi se sbaglio, io do la parola prima a Madele e poi a Albertina per due brevi repliche che però dovrebbero esaurirsi in pochi minuti. Vi prego di essere, di autoregolarvi. Ma noi abbiamo, oggi si parla di società circolare, il libro che è uscito qualche anno fa di Bonomi, e quindi per esempio l'utilizzo del termine dal basso, dall'alto non dà conto in realtà dei tipi di relazioni che ci sono oggi nei vari ambiti della società, nei diversi soggetti o attori sociali, però questo significa che forse noi dovremmo cominciare a non guardare consapevoli del fatto che i nostri interlocutori non sono il frutto di quel filtro, di quella selezione che è stata poi anche la Seconda Guerra Mondiale e tutti i protagonisti che sono usciti da quella storia. E certo, oggi abbiamo degli interlocutori che sono esattamente il frutto di quella realtà che io cercavo
di illustrare, cioè questa separatezza fra la cultura e il mondo della cultura e gli altri ceti sociali, compresi quelli politici che pure hanno un indice di scolarizzazione abbastanza alto, non tutti ma ce l'hanno. L'altro, pochi giorni fa è uscito un articolo su Repubblica di Ezio De Mauro proprio su questa crisi, no? Cioè su questa, lui usa un'espressione molto brutale, no? Cioè dice che è avvenuto un golpe bianco per cui parte della società è stata esclusa dalla conoscenza sostanzialmente, e quindi questo si ripercuote su tutti, sulla fisionomia del paese, cominciando appunto dalla lettura e dagli indici di lettura. Quindi allora dice, vabbè, da dove si comincia? Si comincia a non guardare sempre in alto. Bisognerà che noi diventiamo, noi, dico, la società dal basso diventi protagonista e offra, in qualche modo trasmetta degli input a questa classe politica che comunque è istituzionale, che comunque è fondamentale nella dialettica, ma non pensiamo che avvenga il contrario. Ecco, non aspettiamoci che avvenga il contrario. Questa è una convinzione che comunque in molti settori, anche per esempio nella public history, circola, cioè diventare noi protagonisti, cioè per farci carico del destino del passato sostanzialmente. Mentre invece, per esempio, come diceva anche l'intervento della collega di Rossella Buffano, il fatto che, per esempio, che rapporti hanno le istituzioni culturali con la scuola? Certo, nel Ministero c'è proprio un settore che parla di educazione e beni culturali, che è deputato ai rapporti con la scuola, ma sono rapporti, come dire, alti, che vanno per i vertici delle istituzioni. Ma questo riguarda proprio il fatto che le istituzioni culturali stanno ancora in qualche modo apprendendo a creare delle condizioni di incontro fra il passato e le memorie anche che conservano, su cui fanno cultura, e il resto della società. Cioè il tessuto culturale del territorio vede oggi l'università per la prima volta rivolgersi all'esterno, e le istituzioni culturali che sono radicate, sì, ma sono radicate all'interno dell'ambito dell'ambiente della cultura, del mondo culturale. Quindi si tratta appunto di vedere quest'uscita dico a Carlo Bersani che gli istituti culturali, ma appunto istituti, istituzioni, fondazioni, accademie, hanno vissuto proprio nel cambiamento degli articoli del codice civile questa crescita del terzo settore, e e rispondono in realtà all'ampliamento, a questa funzione di sussidiarietà del terzo settore, che non è più marginale. In questo, ecco, non è più marginale, anzi sta occupando sempre di più degli spazi che lo Stato lascia, e quindi ovviamente il diritto si è evoluto, ma a volte la visione degli operatori o comunque dei centri intellettuali, dei professionisti del patrimonio non risponde ancora a quella che è la propensione del terzo settore di porsi al servizio della società, anche traendo da questo servizio alla società i mezzi per non sopravvivere semplicemente, ma vivere. Ecco. Basta, finito. Grazie Mario, ti ringrazio. E allora Albertina, una battuta finale. Mi riferisco a quello che stavi dicendo, vorrei rispondere soltanto a quello che stavi di cui stavi parlando te. Hai ragione, insomma, da tanta ricchezza che c'è stata nel corso degli anni non è venuta una classe dirigente, cioè, oddio, se non a livello di singoli, insomma, ecco, si possono fare una serie, diciamo, di esempi, però ecco,
tutto quello che è stato, diciamo, su cui si è riflettuto, su cui si è studiato, eccetera, non ha avuto poi qualcosa di concreto. Mi fa piacere che tu hai parlato proprio di quelle, di quegli enti degli anni 60. È una cosa impressionante. Io ho una quantità di fotocopie perché ero fissata su questa questione, no? Di tutti questi centri, a cominciare appunto da questo CIRIEC, ci sono, che adesso non mi ricordo se è quello collegato a Fabrizio Nofri a tempi moderni, ora può essere che mi confondo, però, ma sono tantissimi e in tantissime città, e tutti quanti legati peraltro proprio al centro-sinistra, cioè vogliono portare un'attività di studio, studiare proprio per aiutare questo nuovo governo, la programmazione democratica, eccetera, eccetera, no? E uno dice, ma e che hanno fatto alla fine? E com'è che tutto quanto questo, poi, certo, lì c'è ovviamente discorsi politici, quindi è un'altra questione. Peraltro, per carità, qualcosa di buono sicuramente, cioè di buono che poi è proseguita nel tempo, c'è stata, se uno pensa poi a tanti istituti che sono nati per approfondire i legami con l'Europa, per studiare le questioni internazionali e via dicendo, no? Questi sicuramente svolgono un ruolo importante, però perché poi non c'è lo scambio fra classe dirigente e istituzioni culturali, ma anche per quello che stava proprio dicendo Madel. E mi è interessato, concludo con questa battuta, quello che stavi dicendo, no, dei consulenti di Kennedy che vanno a Bologna, eccetera, per avere informazioni, per capire che cos'è questo centro-sinistra e così via. In realtà il collegamento, diciamo, degli americani con una serie di gruppi intellettuali italiani, a loro volta di italiani con gruppi intellettuali e politici americani, c'erano significativi. Tra l'altro, proprio recentemente, assieme a Salvatore Mura, anzi ricordami che ti devo dare, abbiamo fatto uno studio su questo, sull'interesse degli americani, degli studiosi americani per l'Italia. È interessante come c'è questo scambio, naturalmente a un certo livello politico, come ovvio, e infatti questo qui riguarderà la Fondazione Olivetti, il gruppo del Mulino, il gruppo di Nord e Sud, Compagna, eccetera, no? Cioè quelli che in parte si possono definire di terza forza. Oppure Olivetti è un'altra cosa. Olivetti poi, diciamo, è, come dire, lui è a New York, ha una sede a New York, è insomma un personaggio che vaga da un paese tra l'Italia e gli Stati Uniti, quindi c'è un interscambio. E però c'è effettivamente una curiosità dei rapporti che però sono ad altri livelli e che noi conosciamo peraltro soltanto in parte. Insomma, questo pure sarebbe una cosa interessante da continuare a indagare. Comunque è la questione, diciamo, della classe dirigente, dei rapporti con quello che tutto quanto è stato prodotto nel corso degli anni, eccetera, è il nodo. È il nodo. Grazie Bertina. Credo che abbiamo passato insieme un pomeriggio molto denso, molto... molto ricco di, come dicevo prima, di tante suggestioni, vi sono molto grato. Questo dibattito poi, come sapete, viene registrato, finisce su YouTube, abbiamo le prove anche che su YouTube tanti consultano questi nostri piccoli prodotti, e quindi io mi associo all'ottimismo di chi dice che insomma bisogna continuare a zappare la terra, perché insomma la terra prima che dia i suoi frutti ci vuole molto tempo, e ci tocca anche questo, a noi che abbiamo questa piccola responsabilità. Certo, un po' spaventa il silenzio generale di una società come quella di oggi, forse anche perché gli strumenti che utilizziamo non sono quelli giusti, insomma non si riesce ad arrivare fino in fondo a fare quella parte di promozione che dice lo slogan di Spadolini, no? Questo che tu ci hai suggerito, l'ho detto all'inizio, sei tu che mi hai messo me e gli altri su questa strada, no? Conservare, ma conservare per promuovere. E per promuovere naturalmente ci vuole tanta,
ci vuole tanta partecipazione anche di una classe dirigente, ecco, questo è il punto. E gli intellettuali italiani oggi sono in una posizione sicuramente molto riduttiva, insomma, non hanno una capacità di influenzare il dibattito generale come l'hanno avuto in altre epoche della storia, non dico solo negli anni 60 di cui abbiamo parlato. Io sono gratissimo a tutti, anche quelli che hanno resistito, molti sono dovuti andare via perché chiudevano gli uffici, chiudevano le biblioteche, chiudevano gli archivi. Però insomma si può rivedere, ridiscutere, vi prometto che torneremo su questi temi ancora, questo è un filo rosso che noi vogliamo seguire, noi delle Carte alla Storia, speriamo insomma che quindi se ne riparli in altra maniera, ma si continui a parlare di questi temi. Grazie infinite a tutti e alla prossima volta. Grazie a te. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci, ciao Guido, ciao Antonella, ciao Maria.